Ed ecco la giornata di spacchiamo le statue, tanto questa è di Tony. Esatto, possiamo romperla e distruggerla. Ciao Tony. Ciao. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale del channel, sono Maga, lui è Dime. Oggi nuovo unboxing review su una statua della Cotobuchia. But first... Le mette cassetti. Ma prima condividete, commentate e mi piacciate questo video. Parliamo della Cosmic Ghost Rider, della Artifacts, e questo è un premio della Cotobuchia. Artifacts, e vediamo un po' come. Beh, la color box è molto bella. Più che bella, è accattivante. Cioè ti dice, ma vorrei vedere cosa c'è dentro. Questo effetto marmo sul fianco. Allora, si può sfilare. Okay. E non si vede un tubo. Tipo è una cosa marmorea. Sì. Allora, io apro subito. Intanto vuoi accennare ai nostri amici chi è Cosmic Ghost Rider? Cosmic Ghost Rider, ormai ragazzi lo sanno tutti. Una volta era uno spoiler, adesso non lo ho più perché ormai la prima storia è uscita da una vita. E il nostro Punisher Frank Castle, che diventa il nuovo Ghost Rider cosmico. Una delle sue prime avventure è quella dove lui cerca Vedo una USB. Cosa stai dicendo? Vedo una USB. Cosa stai dicendo? Ragazzi, se si illumina è... Spaziale. Comunque dove lui torna indietro nel tempo per uccidere Thanos, un baby Thanos. Nella storia baby Thanos dovrei morire. Fantastico. Allora, intanto ce ne sono 2000 al mondo e non l'avevo mai notato. È la 1475 su 2000. Perfetto, sarà ancora più gusto romperla. Tanto di Tony. Tanto di Tony. Serve quel salveggino, mi sa, eh? Sì, salveggino e il taglierino. Qualche... Allora. No, è solo incastrata super bene. Ah, prendi sotto. No, ok. Ole. Beh, prima parte se n'è andata. Allora, cominciamo. Cominciamo. Catena. Vai Dalma. Catenina, apriamo la catenina. E anche il casco involucro del nostro Ghost Rider Cosmic. Questa è la USB, ragazzi, che poi andremo a scoprire cosa illumina. Esatto. Ah, guarda che bella, è proprio una targhetta, ragazzi, molto molto fica. Un braccio. Certo che quando usano lo scotch non fate. Dai, ce la farò? Ce la farò? Sì. Proviamo. Mi basta che non mi tagli un dito. No. Dopo questo qua rimpiazzeremo lo scotch con un pezzo nuovo, quindi. Sì. Questo qua lo mettiamo qua. Tanto è di Tony. E con Tony non ci sono paragoni. Sì. Comunque, ragazzi, adesso tiriamo fuori tutto velocemente. Qua. Oh, calma, si illumina il teschio. No dai. Si illumina il teschio. No dai. Si illumina il teschio. No dai. Si illumina il teschio, ragazzi. No, qua siamo a livelli epici. Allora, qua abbiamo anche fortunatamente delle prese giuste per far andare il nostro Ghost Rider cosmico. Tecnicamente dovrei avere un po' tutto. Allora, questo qua, se non erro, verso l'alto? No, più che altro lo sto smettendo il sbolso? Sì, lo sto mettendo il sbolso. Forse è meglio che lo metto da davanti, eh. Ce la farò? Maga ce la farà? Eccolo. Uno. Fugge. Madonna. Fugge. E anche il secondo. Qua abbiamo la carottina. La testina. Eccola lì. Forse... Puoi anche incastrarla? Sì, cioè. Eccola. E poi c'è una mitica catena che mettiamo un po' così a piacimento. Bene, allora ragazzi, adesso noi sistemiamo un attimo, andiamo a vedere se troviamo un'uscita USB adatta per accendere il nostro Ghost Rider e poi torniamo immediatamente. Vai. Ecco qua il nostro Ghost Rider, come avete visto è semplicissimo da montare perché si monta praticamente solo la catena e le due braccia e la testa, o meglio
l'involucro, il casco della testa. E mi piace, intanto tiratura limitata, quello è una cosa molto bella per i collezionisti. E anche comunque il dettaglio che hanno usato, anche i colori, eccetera, anche questo effetto sia della roccia sia comunque del corpo mi piace molto. E guarda l'effetto cosmico. Sì, c'è l'effetto cosmico sul corpo, che a molti potrebbe dare una sensazione di monocolore, perché comunque l'armatura è grigia e la parte con l'effetto cosmico è comunque scura, però ha queste le coprispalle, diciamo, con gli spike che distolgono un po' la monotonia, così come la catena, che è molto metallica, questo rosso metallico che vivacizza un po' il tutto. Quindi non c'è il simbolo del Punisher però nel petto, l'hai notato? No, non c'è. No, però abbiamo una figata per voi. Dentro c'è il cavo USB, noi abbiamo anche la ciabatta targata MAGA. Perché avevo paura che me la fregassero in una fiera, allora avevo messo praticamente proprio MAGA. Attenzione, vai dai, vado, vai. Attenzione. Beh, allora forse non si vede bene in video, metteremo dei video, delle foto, ma è una figata. Il blu cosmico è eccezionale, cambia completamente veramente l'estetica da acceso e spento. Le rocce sono bellissime, il casco è magnifico, è una figata, cioè questa è da tenere accesa sempre, vita naturale durante. Andate a comprare una prolunga USB e fatevi del bene e lasciatele accesa. Mettete, non so, prendete uno di quei power bank, l'attaccate lì, lo lasciate lì, quando si scarica poi lo ricaricate senza andare a ciucciare batterie dalla corrente. Però è veramente, veramente figo. Aspetta. Perché non ha il contatto. Però ragazzi, bellissima veramente. Cotobuchiya ha fatto una sorpresa, perché non ci aspettavamo sicuramente un Ghost Rider così. Pensavamo di fare la solita recensione, magari è bello, l'hanno fatto più o meno bene, guardate le armi eccetera, invece hanno fatto una figata. Sì, Cotobuchiya si riconferma la migliore azienda che crea delle action figures di piccola statura, di piccola scala, però dettagliatissimo e con delle sorprese. Sono bravissimi col PVC. Sono bravissimi col PVC, sì, assolutamente. Bene ragazzi, la nostra recensione è finita, spero vi piaccia e spero che la commentiate e la condividiate a tutti, perché è stata veramente una sorpresa e questo personaggio è un personaggio poco conosciuto che bisogna far conoscere. Noi vi invitiamo a seguirci sia su Facebook che su YouTube, iscrivetevi e cercate i video dedicati al Ghost Rider Cosmico, perché un paio ne abbiamo portati. Sì, quindi li mettiamo in fondo nei quadratini. Nei quadratini, ragazzi, sono rettangolini, per quello, però insomma va bene. Esatto. Hashtag io sono un virtuale, espandete la descrizione del video per tutti i link utili per supportarci e contattarci, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!